Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Federica e in questo video vi mostro l'editing di questa foto. Se vi siete persi il backstage di come è stata realizzata, trovate il video sul mio canale, vi lascio il link in alto e in descrizione. Bene, partiamo subito con il tutorial. Dopo aver selezionato e fatto i primi semplici ritocchi su Lightroom, apro la foto su Photoshop. La prima cosa che faccio è duplicare il livello e iniziare a lavorare su quello nuovo. Parto sempre usando il pennello correttivo che ha questa icona a forma di cerotto e inizio a correggere le imperfezioni e i difetti più grandi. Il funzionamento di questo strumento è molto semplice, basta cliccare su un'area da correggere e il pennello correttivo al volo campiona automaticamente la zona attorno all'area di ritocco. Il segreto per un ritocco invisibile è quello di lavorare a piccoli tratti. Una volta terminata questa fase, passo a creare altri due livelli che mi serviranno per la tecnica chiamata separazione delle frequenze. Faccio due copie dell'ultimo livello e li rinomino alta frequenza e bassa frequenza. Disattivo il livello chiamato alta frequenza e inizio a lavorare su quello sotto, che ho chiamato bassa frequenza, applicando il filtro controllo sfocatura, scegliendo una sfocatura abbastanza leggera nel mio caso. Per il livello alta frequenza invece vado sul menu immagine e seleziono applica immagine. Si apre questa finestra dove seleziono come livello bassa frequenza e nel mio caso, avendo un'immagine a 16 bit, come metodo di fusione scelgo aggiungi, clicco su inverti e modifico il valore scala a 2. Una volta premuto ok, imposto come metodo di fusione per il livello dell'alta frequenza luce lineare ed ecco che riappare l'immagine iniziale. Fatemi sapere se conoscevate questa tecnica o volete che ne parli in un video dedicato. Per lavorare in modo più ordinato creo una cartella con i livelli della separazione delle frequenze e ora inizio a lavorarci. Inizio dal livello che ho chiamato bassa frequenza, dove vado a occuparmi di uniformare il colore della pelle. Per questo passaggio mi piace utilizzare lo strumento toppa e qui tolgo tutte le discromie. Oh, già meglio! Avendo separato la texture dal colore, posso lavorare senza preoccuparmi di perdere il dettaglio nella foto. Un'altra cosa che mi piace fare per ritoccare specialmente il make-up è quello di creare un livello vuoto in mezzo ai due livelli di frequenza e utilizzarlo per pennellare direttamente sulla foto. Aiutandomi con il timbro clone, ad esempio, vado a sistemare la forma delle labbra. Ora invece vado a cancellare i piccoli rossori degli occhi. Posso creare anche altri livelli vuoti fin tanto che sono in mezzo alle due frequenze e questi mi aiutano come sempre a fare un editing non distruttivo, perché nel caso non mi piacesse qualcosa sono libera di modificare e tornare indietro tutte le volte che voglio, mi basterà cancellare un livello. A volte coloro direttamente anche con il pennello e un colore solido finché sto agendo comunque al di sotto del livello dell'alta frequenza che contiene la texture.
Ovviamente, se troviamo della texture che non ci piace, possiamo direttamente agire su di essa. Io campiono le aree con lo strumento toppa. Ora la pelle è fatta, sono piccoli ma lunghi accorgimenti che però rendono la foto molto più ordinata e pulita. Con una curva vado a esaltare un po' il trucco degli occhi che con la luce dei flash si è un po' affievolito e quando sono soddisfatta vado a fare un ultimo ritocco unendo finalmente tutti i livelli. Il tasto rapido per unire i livelli è CTRL più ALT più SHIFT più il tasto E. Chiamo questo livello fluidifica perché vado proprio a utilizzare questo filtro per aggiustare la piega dei capelli. Ultimissima, ma non meno importante, una piccola correzione allo sfondo. Con una curva vado infatti a scurire quel rettangolino in basso a destra che era rimasto un po' troppo luminoso e non mi piaceva. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti cosa vorreste vedere prossimamente. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!